Allora, soprattutto per voi bambini. Per voi bambini, la promessa che vi abbiamo annunciato durante la settimana, beh, stamattina si avvera. Si avvera. Per voi, in diretta telefonica da Roma, la nostra carissima attrice di teatro, narratrice di storie per bambini, Matilde Dursi. Matilde, buongiorno. Buongiorno, buongiorno cari amici radiospettatori e buongiorno soprattutto a tutti i bambini che ci stanno ascoltando. Intanto, Matilde, grazie di essere con noi nonostante i tuoi tanti impegni. Grazie a voi, ecco. E noi naturalmente ci diamo subito del tu, Matilde, in virtù anche del grado di parentela, quindi ci diamo del tu. vero, è vero. Attualmente, ecco, attualmente come sei impegnata, Matilde? E sto Come? seguendo, sto portando avanti il mio progetto In viaggio con Matilde, e attraverso la promozione, insomma, delle storie che sono pubblicate da case editrici, e quindi sto lavorando nel raccontare queste bellissime storie, anche all'interno delle librerie e chissà, speriamo, anche all'interno dei teatri. Lo sai che siamo curiosi di scoprire questo progetto In viaggio con Matilde? In che cosa consiste? In viaggio con Matilde è sostanzialmente un progetto che mira alla scoperta e alla stimolazione del bambino attraverso nella lettura e nell'ascolto di storie. È un progetto che è nato per valorizzare e scoprire la letteratura d'infanzia Sì. e attraverso poi il teatro, ecco. In che modo, Matilde? Io racconto delle storie, Sì. promuovo libri pubblicati da piccole case editrici e attraverso appunto un racconto promuovo questi volumi che sono, devo dire, a dir poco interessantissimi e servono poi al bambino per farlo entrare all'interno di un viaggio Sì. all'interno della letteratura d'infanzia, ecco. Ecco, perché proprio viaggiare, in viaggio, perché viaggiare? Viaggiare perché per me è uno strumento di crescita, così come lo sono poi alla fine i libri, no? Permettono entrambi di conoscere nuovi mondi, imparare ad affrontare tutte le paure, imparare a conoscere le proprie emozioni e soprattutto a fare, ecco, nuove amicizie, tutte queste cose che sono fondamentali e si vivono poi attraverso i libri che sono degli ottimi compagni di viaggio, no? Benissimo. Matilde, dove e quando possiamo viaggiare con te? Soprattutto i bambini. E potete iscrivervi tutti sul canale YouTube e ascoltare le storie del giovedì Sì. e seguirmi anche sulla pagina Facebook e Instagram In viaggio con Matilde e lì scopriranno insomma tante pubblicazioni, tanti consigli di lettura. Beh, intanto che ci sei, cosa hai scelto per i nostri bambini, una delle tue tante storie di Natale? Per questo inizio di vigilia di Natale non potevo che scegliere Il piccolo Klaus. È un libro davvero bellissimo e ci tengo perché è pubblicato da una casa editrice, peraltro calabrese, Ah. Coccole Books. È una casa editrice indipendente Sì. che pubblica tra l'altro tantissimi volumi interessanti per ogni età. Sì. Ha pubblicato ad esempio anche una collana sui grandi personaggi e il libro che vi sto per leggere rientra all'interno di una collana Libri per la prima lettura, quindi è molto interessante. Il piccolo Klaus è scritto da Fulvia degli Innocenti e voglio spendere anche due parole su Fulvia che è il presidente dell'Associazione Italia Sì. Scrittori per Ragazzi, è una scrittrice che ha pubblicato circa 80 titoli tra libri illustrati, romanzi. Ha vinto diversi premi e lei è davvero una penna d'oro e ha scritto questa meravigliosa storia che vorrei leggervi. Benissimo, Siete pronti? noi siamo tutti pronti. Ecco, però vi devo dire una cosa, anzi un segreto, che per viaggiare con me occorrono due cose, magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Abbiamo tutto? Certo che abbiamo tutto. E allora partiamo! Sono tanti anni
che Babbo Natale fa il suo lavoro, ma ancora si stupisce quando legge le letterine dei bambini, perché non si limitano a fare un elenco dei giocattoli che vogliono, gli parlano di loro, dei loro sogni, delle piccole fatiche quotidiane, e a volte gli fanno anche delle domande. Ce l'hai una moglie? Ma perché hai la pancia così grossa? Oh, ti sei mai tagliato la barba? Ma quest'anno c'è una domanda che lo ha colpito molto. Caro Babbo Natale, anche tu sei stato un bambino? E così Babbo Natale si abbandona ai ricordi e torna a quel giorno di tanti anni prima, quando in quella casetta della campagna finlandese viveva Herman, di professione giocattolaio. Non si era mai sposato e aveva dedicato tutta la sua esistenza a realizzare giocattoli di legno. Era il giorno di Natale e quando udì quello strano suono provenire dall'esterno, così si decise a dare un'occhiata fuori. Davanti alla porta c'era una cesta e dentro alla cesta, avvolto da una coperta, c'era un neonato con indosso una veste di lana rossa. Oh, ma da dove veniva quel bambino e soprattutto come sfamarlo? Hamuk non ne aveva, però c'erano le renne, già, e una di esse aveva appena avuto un cucciolo, così recuperò il latte. Doveva piacergli tanto a quel neonato, perché vuotò il contenuto del bicchierino in pochi minuti. E così iniziò la loro vita insieme. Furono i bambini che venivano nella sua bottega a suggerirgli che un nome la creatura doveva pur averlo, no? E così gli uscì di getto Klaus. E Klaus fu. Cresceva in fretta il piccolo Klaus e appena fu abbastanza abile con le sue mani grossocce, prese a lavorare piccoli pezzi di legno per realizzare carrettini, burattini, statuine di animali che dipingeva con grande maestria. E fu così che Herman ebbe un aiutante. Ma la sua particolarità sapete qual era, bambini? No, ve lo svelo io. Il colore dei suoi vestiti, che dovevano sempre essere rossi, estate e inverno. Chi fu la sua mamma? Scopritelo voi leggendo questo straordinario libro. Il resto, cari amici, lo sapete già. Io e i miei aiutanti passiamo tutto l'anno nel nostro grande laboratorio e ci prepariamo a quella notte magica in cui raggiungo ogni angolo sperduto del mondo per portare i regali. Oh, i miei anni, barba e capelli bianchi e un gran faccione. Eh già, perché lo ammetto, sono un tantinello goloso. Ma lo spirito è rimasto lo stesso, una grande gioia nel rendere felice i bambini. Ora però vi devo lasciare. Il 25 dicembre si avvicina e abbiamo ancora tante cose da fare. Fate i bravi e grazie per avermi iscritto. Vostro affezionato Babbo Natale. Bellissima, incredibilmente bellissima questa storia, Matilde. È molto magica. Complimenti. Avete pensato a questa domanda? Ma certamente. Ma lavorando con Matilde in viaggio, con Matilde in viaggio, e tu qualche anno fa lavoravi, eri con l'Antoniano di Bologna, quanto ti manca lavorare con i bambini, per esempio con lo Zecchino d'Oro? Ah sì, è vero, io ho fatto la mia prima esperienza lavorativa è stata proprio all'interno dell'Antoniano, definito proprio come Isola Felice. Bellissimo. Perché è proprio così, è stato un inizio lavorativo molto bello, perché mi sono approcciata ai bambini, alla genuinità dei bambini, sì, a tutte le varie canzoni dello Zecchino, che comunque lasciano sicuramente dei ricordi, ma soprattutto delle...
degli insegnamenti. E poi è bello appunto poter condividere la nostra vita con la musica, che fa parte di una crescita, della nostra crescita. Mi mancano, ma sono contenta perché comunque continuiamo a sentirci sempre e a collaborare. Ah, benissimo. Progetti per il futuro, oltre che viaggiare con Matilde? Chissà. Chissà. Lo scopriremo o lo scoprirete. Benissimo. Sicuramente bisogna sempre cercare di guardare avanti, di realizzare, di realizzare dei progetti belli, ed essere, avere sempre la speranza nel cuore, ecco, che qualcosa di bello possa sempre accadere prima o poi. Grazie Matilde, grazie per questa tua partecipazione. I nostri bambini all'ascolto saranno stati felici nell'ascoltarti. Noi ti auguriamo giorni sereni per un felice Natale, auguri a mamma Emilia naturalmente, e sicuramente possiamo sfruttare questo fatto con altre telefonate in diretta. Grazie da Roma. grazie a voi e quello che vi auguro è sempre quello di guardare il mondo con occhi pieni di magia e mettere dentro la propria valigia il desiderio di scoperta, che penso sia una dei desideri più belli che possiamo avere, ecco, e desiderare. Quindi buone feste a tutti e ci rivediamo presto in qualche altro viaggio. Certo, Matilde, un abbraccio, giorni sereni. Ciao, grazie, ciao. Just like the ones I used to know.